abita qui e lascia lo scooter là. Io ci abito. E quindi non si vergogna di lasciare lo scooter lì? No, non mi vergogno affatto. Ma lei chi è? Io sono un cittadino per bene, che non parcheggerebbe mai in quel modo. Ma lei che ci fa qui? Lei chi è? Io cammino per strada. No, non abito qua. E allora... Chiamiamo la polizia e vediamo se lei è una persona per bene a parcheggiare in questo modo. Si faccia gli affari... No, posso dirle una cosa? Si vergogni che parcheggia in questo modo. Anzi, lo sai cosa le dico? Ci sta nella polizia municipale, le dico. Meno tale, abita proprio là. Complimenti. Complimenti. Abita qua e non si vergogna. C'ha tutti questi soldi e non può parcheggiare in modo normale. Lei mi sta dando fastidio. Anche a me, anche lei a me. Lo scooter sotto casa. Ah, sono il marciapiede. Senta, ascolti. Io sono un medico. E dove lavora come medico? No, io sono. Giuramento di ipocrita dei cialtroni. Che cosa? Lei è un medico, non si vergogna. Non si vergogna, lei è un medico, veramente. Ma lei mi sta offendendo. No, io sto offendendo chi parcheggia in quel modo. Lei mi sta offendendo. Mi sta offendendo. Che fa? Mi sta offendendo. Perché? Che cosa vuole fare? Mi sta offendendo. No, io le sto facendo una domanda. Mi sta offendendo. In che senso? Mi sta offendendo. Io non la sto offendendo. Sto dicendo semplicemente che sarebbe vergognato. Che cazzo di mestieri fai? Faccia che... Io non ho necessità di dirle che lavoro faccio. Le sto dicendo semplicemente che non può parcheggiare mi così. Mi lasci in pace. Io ho avuto una giornata di lavoro difficile. Mi lasci in pace. No, lei parcheggia in modo civile. Glielo chiedo gentilmente. No, io le chiedo gentilmente non parcheggia sulla marciapiede. Si faccia se... Io non me li faccio, e se lei è un medico, gentilmente mi dica per chi lavora. Perché voglio chiamare l'azienda medica e dire guardi che bravo medico avete. Secondo me lei non è un medico, perché una persona per bene, un vero medico, che fa il giuramento di Ippocrate, non si comporta in questo modo. Se lei è un medico e abita qui, si comporti in modo civile, altrimenti lei non è un medico. È una persona che disonora la professione. Ah, parcheggia, benissimo. Vuol dire che... Ce la vedremo con l'azienda sanitaria. Mi prendo pure gli estremi della sua targa. Che vergogna. E lei sarebbe un medico. Questa sarebbe l'elite napoletana. Guarda qua. Quindi lei veramente abita qua e fa il medico? Sono molto attento, ho fotografato anch'io. Sì, perfetto, benissimo, sto molto attento. Ai medici come lei dobbiamo stare tutti quanti attenti, perché se capitiamo sopra un medico come lei può essere che si comporta in questo modo. Io mi auguro di che lei capiti sotto di me. Ma io spero proprio di no, perché uno che parcheggia in questo modo è la vergogna della categoria.